Ennesima seduta a vuoto del Consiglio Comunale di Canicattì, la riunione è saltata per mancanza del numero legale. L'opposizione accusa si tratta di boicottaggio da parte della maggioranza. È una troupe di Striscia la notizia, è stata ieri a Canicattì, la nota trasmissione di Canale 5 si è occupata dei ritardi nei pagamenti alle strutture che ospitano migranti richiedenti asilo politico di tutta la provincia di Agrigento e non solo. Naro invece stamattina, festa dell'accoglienza per i bambini della scuola materna, preside e insegnanti hanno organizzato una fiera dei frutti autunnali per far riscoprire ai più piccoli gli antichi sapori. Un cordiale saluto ai telespettatori del canale 87 e bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di TV Europa. Ancora una seduta andata a vuoto del Consiglio Comunale di Canicattì. Ieri sera infatti per mancanza del numero legale è saltata la riunione che doveva tra le altre cose esaminare il conto consuntivo, la relazione della commissione d'indagine sulla Girgenti Acque. Per l'opposizione si tratta di un nuovo metodo per fare ostruzionismo e non trattare argomenti importanti da parte della maggioranza che sostiene il sindaco Vincenzo Corbo. Sentiamo l'intervista. Antonio Maga, ieri sera il Consiglio Comunale di Canicattì per l'ennesima volta, come accade in queste ultime settimane, non riesce a riunirsi. Che cosa sta succedendo? Ma questa, a mio modo di vedere, è una nuova tattica scogitata dall'amministrazione del sindaco. E gli argomenti all'ordine del giorno sono di un interesse elevato e quindi secondo me loro vogliono far cadere le responsabilità sulla minoranza. Succede questo da 4-5 sedute che la maggioranza si presentano in 4 su proposte che arrivano al Consiglio Comunale da parte del sindaco. Il sindaco e i consiglieri di maggioranza come possono sostenere una proposta del sindaco solo con 4 elementi? Evidentemente è una provocazione politica. Vogliono far sì che la minoranza deve forzatamente sostenere quello che vuole il sindaco, che noi non condividiamo. Quindi si presentano in pochi. Di conseguenza manca il numero legale e tutto decade. Che cosa c'è il contenuto nell'ordine del giorno? C'è, oltre il bilancio consuntivo, molto importante, su questo ora spiegherò qualche cosa, ma c'è un lavoro fatto dalla commissione d'indagine dell'anno scorso sulla gestione pubblica dell'acqua, della Girgenti Acque, che emergono delle cose che poi saranno relazionate. E allora, siccome loro stanno tentando, oltre a questo argomento, l'ultimo che noi da 3 settimane come minoranza cerchiamo di proporre, quello di uscire e gestire l'acqua pubblica noi come comune, loro non hanno questa volontà e quindi boicottano. Basta solo questi elementi, non farli passare e quindi farli decadere. Non si può continuare a lungo. Ma il punto cruciale della situazione, dicevo poco fa, è il conto consuntivo. Il conto consuntivo, se non viene approvato entro un certo termine, il Consiglio Comunale decade. Decadendo il Consiglio Comunale, forzatamente decade tutta la problematica sull'acqua. E quindi questo è il loro punto d'arrivo. Decade il Consiglio, per noi preoccupazione non ce n'è perché noi non siamo gli elementi che siamo in Consiglio per il gettone di presenza, lo sono stati loro, ora sono assenti anche per questo motivo, perché il gettone è stato drasticamente ridotto, non si presentano. Ma noi saremo sempre presenti e vigili perché vogliamo sostenere gli argomenti perché sono di grande interesse, il conto consuntivo. Noi minoranza, tranne qualcuno, quando si è parlato del preventivo, non l'abbiamo condiviso e non l'abbiamo votato. È passato con il voto di maggioranza, con qualche voto di minoranza. Allora, sono questi consiglieri che dovranno logicamente e responsabilmente sostenere il consuntivo e votarlo. Non si presentano, quindi significa o che c'è qualcosa sotto nel contenuto del consuntivo, oppure non si pigliano la responsabilità. Che succede se non viene votato il consuntivo? Viene un commissario da Palermo, nominato dalla Regione. Che cosa causa? Causa che automaticamente tutte le tariffe comunali vengono portate al massimo e quindi i cittadini, senza saper nulla, senza che nessuno li possa documentare, si troveranno bollette esagerate di tutti i servizi, spazzatura, acqua, tutto quello che c'è. Quindi questo è il punto dove vuole arrivare il sindaco. Il sindaco vuole arrivare a questo. Noi non ci stiamo. Abbiamo dato una proroga nel senso che
ieri sera noi abbiamo motivato l'uscita dall'aula per dare ancora una possibilità a questa amministrazione, ai consiglieri di maggioranza, di presentarsi con responsabilità al prossimo consiglio. Speriamo che capiscano quello che devono fare. Un incontro a Roma tra Fausto Raciti e Davide Faraone ha sancito la pax interna al Partito Democratico. Crocetta intanto va avanti e prevede di chiudere l'accordo entro sabato, e anche il nuovo centrodestra sarà nella partita per siglare quel patto che porti a fine alla legislatura e prepari le elezioni del 2017. Crocetta ritiene del tutto tramontato il rischio di elezioni anticipate, uno scenario messo sul tappeto fino a lunedì scorso dall'area renziana che fa capo a Davide Faraone, che aveva preso quota dopo il no del premier agli aiuti per sanare il bilancio. Ma il braccio destro di Matteo Renzi, Lorenzo Guerini, nell'incontro di martedì con Crocetta avrebbe espresso scettismo sull'opportunità di votare. Tanto basta chi lavora per una nuova giunta che fotografi una nuova coalizione. A pilotare la crisi sono il presidente Raciti e il leader dell'Unione di Centro, Giampiero D'Alia. C'è un complotto finanziario a mettere le mani sul patrimonio, a fare gestire i servizi ai privati. A denunciarlo è il movimento di lotta IPAB No Stipendio No Servizi, che raggruppa numerosi istituti pubblici di assistenza e beneficenza siciliani. Una presa di posizione dura, quella del movimento, che stanco di promesse mai mantenute e della mancanza da parte della politica di seri interventi a sostegno del settore in forte deficit, ha deciso di scrivere al presidente Rosario Crocetta una lunga lettera nella quale la rete delle IPAB descrive la situazione attuale delle opere pie siciliane, i cui dipendenti non percepiscono gli stipendi da oltre 70 mesi, e che porta alla luce un sistema che appare più che altro confuso. Affarismi più che rigore finanziario a scapito dei servizi offerti a favore delle popolazioni più deboli, si legge nella nota indirizzata appunto al governatore della regione siciliana Rosario Crocetta. Crediamo inoltre che questi atteggiamenti carbonari trasversali della politica in combutta con la burocrazia siano finalizzati ad annichilire i già indeboliti consigli di amministrazione, che hanno la vera responsabilità penale e patrimoniale e amministrativa anche delle persone che in stato di bisogno sono affidate a questi enti. Con grave disappunto apprendiamo che la regione presieduta da Rosario Crocetta desidera portare sul lastrico le scuole paritarie, che in gran parte sono cattoliche, le quali in sinergia con quelle statali svolgono un lavoro di formazione per i nostri ragazzi. Si esprime così in una nota stampa emessa stamattina il presidente del comitato bioetica di Agrigento, Enzo Di Natali, che critica la volontà del governatore Crocetta di tagliare pesantemente i fondi di bilancio destinati al settore delle scuole paritarie. Le diverse scuole cattoliche che operano a Canicattì, prosegue Enzo Di Natali, nel corso degli anni hanno dato un notevole contributo per la crescita culturale di tutti i nostri ragazzi, senza dimenticare che la famiglia ha il diritto primario e insostituibile della scelta della formazione dei propri figli. È il nostro desiderio che il governo regionale possa fare riflettere, ricordando il bene che le scuole cattoliche in questi lunghi decenni hanno svolto per la formazione di tutti i ragazzi. La notizia è curiosa, arriva da Favara. Gioacchino Zarbo sarebbe stato sollevato dall'incarico di assessore tramite un messaggio su Facebook dal sindaco Rosario Manganella. Come lo stesso Zarbo ha dichiarato, le motivazioni non sarebbero valide, veritiere e inerenti. Tutto ha avuto inizio quando l'assessore aveva proposto di fare risparmiare il 30% ai cittadini favaresi sul costo complessivo del piano dei rifiuti, che ammonterebbe a 5.700.000 euro. La vicenda intanto non si chiude qua, i risvolti si avranno nei prossimi giorni e noi vi terremo informati. I carabinieri di Caltanissetta, in collaborazione con i colleghi di Agrigento, Catanzaro e Milano, hanno arrestato 5 persone ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione e corruzione. I domiciliari sono finite l'attuale direttrice dell'Istituto Penale per Minori Beccaria di Milano, Alfonsa Miccichè, in servizio sino a qualche anno fa presso l'Istituto Penale Minorile di Caltanissetta, la figlia Federica Fiorenza e il fidanzato Emiliano Maria Longo. Arrestati anche Giuseppe Fogaccio e Gaetana Rosaria Migali, presidente dipendente della Onlus Araba Fenice di Catanzaro. Le indagini
che sono durate circa un anno, hanno permesso di accertare l'esistenza di un sistema illecito nell'affidamento a privati di attività formative e culturali da rivolgere ai minori detenuti negli istituti penali. Alfonso Amicichè, secondo gli investigatori, avrebbe favorito associazioni a lei vicine per la realizzazione di progetti finanziati con i fondi pubblici in cambio della disponibilità di questa ad assumere o conferire incarichi ai propri familiari, in alcuni casi nonostante fossero sprovvisti dei titoli. L'inchiesta ha riguardato le attività svolte da associazioni ed enti esterni in favore dei minori che si trovavano presso l'istituto minorile di Caltanissetta dall'anno 2013 all'anno 2015. Un ragazzo di 15 anni di Agrigento è stato denunciato al Tribunale dei Minori di Palermo per spendita di soldi falsi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe recato in un negozio all'interno del centro commerciale di Agrigento, Città dei Templi, per acquistare caramelle e merendine e avrebbe pagato con una banconota da 50 euro, denaro che però poi si sarebbe rivelato falso. Il proprietario del negozio ha allora avvisato i carabinieri, che hanno poi denunciato il giovane. Pare che non si tratti di un caso isolato. I militari infatti avrebbero appurato che un'uguale spesa pagata sempre con 50 euro falsi sarebbe stata effettuata in un altro negozio di caramelle. I giudici del Tribunale del Riesame di Palermo hanno annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Diego Catania, il 22enne licatese accusato dell'omicidio di Angelo Truisi, il cui corpo venne ritrovato senza vita e bruciato lo scorso 21 gennaio in una villetta abbandonata di Contrada Nicolizia, in territorio appunto di Licata. Accolta quindi la richiesta presentata dall'avvocato difensore Salvatore Loggia con Catania, che comunque rimane in carcere per un'altra vicenda giudiziaria. Per l'omicidio Truisi, oltre a Catania, sono indagati anche il 20enne Angelo Cannizzaro, scarcerato 2 giorni fa, e Salvatore Gueli, di 39 anni, che è stato arrestato in Germania e adesso si trova in attesa dell'estradizione sul territorio italiano. Sono stati tutti assolti invece gli imputati per l'affidamento gratuito del teatro Re Grillo di Licata. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, accogliendo le istanze dei giudici dei tre imputati e la tesi del pubblico ministero Matteo Delpini, che è subentrato al collega Carlo Cinque, aveva chiesto il proscioglimento per Giuseppe Falzone, capo Dipartimento dei Lavori Pubblici del Comune di Licata, e il non luogo a procedere per il funzionario comunale Angelo Re e per l'ex sindaco di Licata Angelo Gracci. Va ricordato che il teatro Re Grillo venne affidato gratuitamente nel 2011 all'associazione Sicilia Mare di Rosa Balestreri, e questo provvedimento spinse le altre associazioni a presentare un esposto alla procura agrigentina accusando l'ex sindaco Angelo Gracci e altri due imputati di abuso d'ufficio, dal momento che a loro dire sarebbero state estromesse ingiustamente, visto che le loro offerte sarebbero state migliori. La Procura della Repubblica di Sciacca ha chiesto il rinvio a giudizio per 13 persone indagate per il fallimento della cantina Enocarboi avvenuta nel 2010. Gli indagati sono gli ex componenti del Consiglio di Amministrazione Arturo Morreale, Francesco Turturici, Giuseppe Tulone, Matteo Cutino, Giuseppe Bono, Antonio Sutera, Salvatore Ciaccio, Antonio Raffa, Pasquale Caro e gli ex liquidatori Domenico Marchica, Concetta Chiaruni, Vincenzo Marinello. Secondo l'accusa mossa dalla Procura della Repubblica di Sciacca, i libri e le scritture contabili non permetterebbero appositamente la ricostruzione del patrimonio ambientale e tutti i movimenti. Ancora, tramite alcune operazioni, sarebbe stato ritardato il fallimento, aggravando il dissesto della società. L'udienza preliminare intanto è stata fissata per il prossimo 30 di ottobre davanti al GUP del Tribunale di Sciacca, Luisa Intini. Una troupe di Striscia la Notizia è stata ieri a Canicattì. L'obiettivo è quello di realizzare un servizio sui ritardi nei pagamenti da parte del Ministero alle strutture che ospitano immigrati e richiedenti asilo politico. Servizio che andrà in onda la prossima settimana sulla rete Ammiraglia di Mediaset, Canale 5. L'intervista. Problema delle comunità alloggio in Sicilia, ma anche in tutta Italia. Qual è il problema vero e proprio che si è sviluppato in questi ultimi mesi e come mai avete deciso di chiamare Striscia la Notizia? Noi abbiamo chiamato Striscia la Notizia come ultima istanza, come ultimo ricorso, perché non sappiamo più a chi rivolgerci, perché le istituzioni ci chiudono i battenti giorno dopo giorno e fanno a scarica barile. Ovviamente i comuni sembra non avere la responsabilità degli oneri di pagamento. La regione è la stessa cosa, perché la regione siciliana è fallita, non ha soldi, non ha liquidità in cassa e quindi inventa qualsiasi cosa pur di non pagare le rette dei ragazzi.
Abbiamo presieduto i tavoli ministeriali assieme ai capi dipartimento e sottosegretari di Stato competenti in materia. Abbiamo raggiunto un accordo che non arriva nemmeno alla metà della retta che ci spetta per il mantenimento dei ragazzi. Ovviamente noi non parliamo di una retta che ce la inventiamo noi, perché le strutture sono delle strutture private. Noi rispettiamo nelle nostre comunità degli standard regionali, appunto imposti dalla regione, e anche la retta è stata costruita su una ratio ben precisa. Essendo delle onlus, quella retta va a sostituire le spese per gli operatori, per i contributi degli operatori e dei gestori, spese di affitto, luce, acqua, gas, telefono, il mangiare per i ragazzi. Quindi noi andiamo a coprire con la totalità della retta l'intera spesa nel bilancio, infatti andiamo sempre in pari. Il problema è che da 2 anni non ci pagano, qualcuno anche da qualche anno in più, forse da 3 anni, e tutto questo chiaramente si ripropone in una maniera molto negativa verso i gestori, che si sono indebitati a più non posso con le banche. Ovviamente lavorando con degli anticipi fattura abbiamo ognuno di noi dovuto mettere a disposizione come garanzia i nostri beni patrimoniali, e adesso rischiamo di farceli pignorare. Alcuni di voi sono stati davanti al Ministero a Roma a protestare, molti di voi sono stati alla Regione, sicuramente avete delle proposte, quali sono? Beh, le nostre proposte sono state un po' aumentare la retta come contributo agli enti locali, perché noi sappiamo benissimo che tutti i 390 comuni siciliani non hanno cassa, quindi dare un sostegno maggiore rispetto al contributo erogato dal Ministero era la nostra prima proposta, oppure quella di abbassare gli standard, ma chiaramente abbassando gli standard significava dare ai minori un servizio qualitativamente inferiore, e questo non si può fare perché l'Italia comunque ha sottoscritto dei trattati, il trattato di Ginevra, il trattato sul diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, i diritti sul fanciullo, che non può, a cui non si può sottrarre, quindi quella retta rispetta perfettamente il servizio che le comunità devono erogare per i minori, in quanto trattasi di minori e non di adulti, e quindi non possiamo ricreare noi dei ghetti abbassando gli standard e non usufruire di quello che è un personale qualificato, quale lo psicologo, l'educatrice professionale, eccetera, eccetera. I rappresentanti di CGIL CISL UIL, Alfonso Buscemi, Giovanni Farrugia e Maurizio Danile, hanno inviato una nota al prefetto di Agrigento Nicola Diamede e alla Commissione di Garanzia esprimendo la dichiarazione di volontà di sciopero e avvio della procedura di raffreddamento da parte dei dipendenti dell'Istituto Assistenziale Villa Betania di Agrigento, che non ricevono lo stipendio da marzo. I rappresentanti dell'Istituto, come si legge dalla nota, si sono detti impossibilitati a pagare gli stipendi in quanto vantano un credito di circa 460.000 euro dai comuni di Agrigento e della vicina Porto Empedocle. Gli scriventi parlano di situazione estremamente grave ed esprimono preoccupazione per i disagi che gli utenti assistiti potranno subire dalla sospensione delle forniture e dei servizi nel registrare lo stato di agitazione dei dipendenti proclamato in assemblea insieme ad altre azioni di lotta. Pertanto chiedono alla Prefettura della Repubblica di Agrigento, con l'urgenza del caso, l'attivazione della prescritta procedura di raffreddamento. Il ruolo del giudice nella società che cambia, questo è il titolo della relazione che il giudice Rosario Livatino tenne il 7 aprile del 1984 al Rotary Club di Canicattì, e l'Associazione Magistrati lo ha scelto come tema guida del 32esimo congresso nazionale che si svolgerà a Bari da domani fino a domenica. 3 giorni di incontri, dibattiti, confronti su Costituzione, economia, diritti, giustizia, che vedono al centro il pensiero di Livatino. Si tratta di una relazione importante in cui Livatino traccia il profilo ideale del giudice e del contesto in cui deve muoversi, per certi versi. Proprio per questo rappresenta il testamento spirituale e deontologico del giudice ragazzino ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990, per cui è in corso ancora un processo diocesano di canonizzazione. Il favarese Germano Boccadutri è stato eletto presidente della Federazione degli Ordini Siciliani dei Dottori Agronomi e Forestali, e ovviamente c'è grande soddisfazione in seno al Consiglio Provinciale dell'Ordine con la vicepresidente Salvatrice Vacca, che ha emesso in una nota in cui scrive: si tratta di un risultato di grande importanza che testimonia il riconoscimento delle altre realtà territoriali all'attività proficua e sinergica dell'Ordine di Agrigento in difesa della categoria e nell'interlocuzione istituzionale ai diversi livelli.
In tutto, in un clima di grande collaborazione con gli ordini delle altre province siciliane, nella prosecuzione della già meritata attività svolta negli ultimi anni con efficacia e dinamismo dal presidente regionale uscente Corrado Vigo, è stato nominato appunto il favarese Germano Boccadutri. Accoglienza per i bambini della scuola materna di Naro, San Giovanni Bosco. Questa mattina le insegnanti, insieme al preside Roberto Navarro, hanno organizzato uno spettacolo con i bambini più grandi e una fiera dei frutti tipici dell'autunno per fare riscoprire i sapori di una volta ai più piccoli. Abbiamo intervistato il preside Roberto Navarro e la maestra responsabile del plesso di San Calogero, Angela Berbari. Sentiamo. Allora, una festa meravigliosa, quella che si è svolta nel plesso San Calogero dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Naro e Camastra, una festa rivolta soprattutto ai bambini di 3 anni che per la prima volta arrivano alla scuola dell'infanzia, ma rivolta anche a tutti gli altri, perché da poco è stato riconsegnato il plesso, ristrutturato e ammodernato secondo le nuove tecnologie. È una festa bella, viva, con la partecipazione di tutti i bambini e con gli insegnanti delle 6 sezioni che si sono spese al massimo per la buona riuscita e la collaborazione sempre fantastica dei genitori e dei collaboratori scolastici. Hanno voluto far rivivere ai nostri bambini l'autunno con i momenti significativi dell'autunno, cioè la raccolta dell'uva, la pigiatura e poi la presentazione nelle varie tavole di tutti i frutti tipici della stagione autunnale. Perché oggi con la globalizzazione, con le colture in serra, i nostri bambini hanno perso quello che era il significato delle stagioni, che era molto legato appunto ai prodotti tipici delle varie stagioni. E quindi ricordare loro le nostre usanze, i nostri costumi, la nostra storia e fare rivivere tutti assieme un momento di gioia, di partecipazione tra tutti loro. Quest'anno abbiamo voluto approfittare del progetto accoglienza per rivalutare tradizioni del passato inerenti alla vendemmia e all'autunno. E abbiamo unito 2 esperienze diverse che hanno coinvolto in maniera molto attiva i bambini, li hanno resi protagonisti. Abbiamo fatto rivivere le varie fasi dell'autunno che caratterizzano la stagione autunnale. I bambini si sono organizzati, hanno lavorato, hanno raccolto l'uva, hanno pigiato l'uva, hanno messo l'uva dentro i tini, praticamente hanno rivissuto tutte le fasi dell'autunno, delle vecchie tradizioni. Tutte le insegnanti sono state coinvolte nel progetto, erano tutti vestiti di contadino come divisa. E tutte le insegnanti sono state coinvolte nel progetto. È stato un grande momento di socializzazione tra tutti gli alunni delle varie sezioni. E i bambini hanno partecipato attivamente e speriamo che ricordino questa esperienza. Partendo dal principio, sempre praticamente, che se ascoltano dimenticano, se guardano ricordano e se agiscono imparano, abbiamo voluto focalizzare questo momento con questa drammatizzazione. Devo dire che ci siamo divertiti tutti e il preside gentilmente ha voluto assistere anche a questa drammatizzazione e i genitori hanno collaborato molto con noi e ci riteniamo soddisfatti. Nasce in provincia di Agrigento un nuovo quotidiano online, si tratta del Corriere Agrigentino, creato dalla passione maturata in questi anni da alcuni giovani per il giornalismo. Il quotidiano si occupa delle principali città della provincia di Agrigento e della Bassa Nissena. Le firme sono infatti la mia, quella di Valentina Garlandi, di Sebastiano Borzellino, di Liliana Tannorella, con i quali insieme abbiamo maturato esperienza giornalistica presso questa emittente TV Europa. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai lettori un'informazione corretta e imparziale, giovanile ma soprattutto dinamica. La società editrice invece è la Cambio Passo di Canicattì. Per visitare il sito basta comporre l'url www.corrieragrigentino.it. Per inviare mail e suggerimenti basta scrivere a info@corrieragrigentino.it. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per aver preferito il nostro telegiornale, vi lascio alla programmazione della rete e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.